Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo vlog. È venerdì sera e io inizio sempre il vlog di venerdì sera col naso tappato. Comunque, spero che questo rumore non vi dia fastidio, intanto mi tolgo gli occhiali, è la stufa. Spero che non mi dia fastidio questo rumore perché sono qui a scaldarmi, ho le mani che sono un pezzo di ghiaccio, idem i piedi perché oggi avevo freddissimo e quindi sto cercando di scongelarmi qui davanti alla stufa. Comunque, nuovo vlog, venerdì sera, sto aspettando di preparare la cena e quindi ho detto ma sì dai, iniziamo il vlog anziché iniziarlo domani, lo inizio stasera. Tra pochissimo vado a preparare qualcosa per me e basta perché Gigi deve ancora arrivare, è trasferta, anche stavolta è trasferta, è partito lunedì mattina e torna stasera e non vedo l'ora, ovviamente come sempre, anche perché questa settimana è stata veramente molto molto pesante. Aspettate che mi metto veramente comoda e vi racconto un po'. Settimana dura perché ovviamente oltre alle cose solite da fare si è aggiunto anche il fatto che ho dovuto portare la Penny dal veterinario e più volte, tra le altre cose anche Bibo dal veterinario questa settimana, perché si sa che quando ne arriva una arrivano tutte insieme, no? Non arriva mai una cosa sola da affrontare, ma sempre tante cose messe insieme. E comunque la Penny, Bibo sta benissimo, è tutto a posto, e la Penny invece ha un problema alla coda perché ha una ciste o una cisti, non so come si dice, è veramente grande, tipo grande quanto una pallina da ping pong, e ce l'ha proprio sotto la coda. Lei ha un pezzettino così di coda e sotto ha questa palla, e ovviamente il veterinario ha provato ad aspirarla per vedere un po' che cosa contenesse e è arrivato alla conclusione che si tratta di grasso, quindi non è niente di grave. Io già pensavo, oddio, non vi dico cosa pensavo, è meglio che non ve lo dico, sennò ha ragione Gigi quando dice che sono pessimista. Però appunto è soltanto grasso, si potrebbe aspirare tutte le volte, però si riforma, continuerebbe a riformarsi, quindi l'ideale sarebbe operarla. Operarla vorrebbe dire asportare la sacca che contiene il grasso, sperando che vada tutto per il verso giusto, perché altrimenti ci hanno consigliato addirittura che una soluzione potrebbe essere tagliare e rimuoverle il pezzettino di coda, perché ci hanno spiegato che se parte del liquido dovesse, o meglio se la sacca durante l'operazione, durante l'asportazione dovesse spaccarsi, il liquido se ne andrebbe in giro e si riformerebbe altre volte, e quindi loro dicono anziché farla rischiare di farla operare più e più volte, perché il rischio che si rompa c'è, conviene forse tagliarle il pezzettino di coda. E insomma, quando me l'ha detto sono rimasta un po' così, poi il fatto anche che Gigi non c'è, sono cose di cui dovremmo parlare bene. Comunque sta di fatto che l'operazione la faremo per asportare questa sacca, però dobbiamo anche vedere quando farla, sicuramente non a ridosso delle feste di Natale, perché vorremmo evitare problemi, perché non si sa mai. Poi si sa che sotto il Natale è un casino trovare qualcuno che ti possa aiutare in caso di problemi, e quindi sicuramente a gennaio, calcolando che Gigi sarà ancora via per lavoro, quindi capire un po' quando farla, perché vorremmo esserci entrambi un po' per la convalescenza, insomma per evitare problemi vorremmo esserci entrambi, ecco. Niente di grave, per carità, è una cosa risolvibile, anche Bibo ha delle cisti di grasso. Però insomma, al momento quando l'ho sentita, perché stavamo giocando, le ho preso la coda come ogni tanto faccio, ho sentito questa palla e insomma sono un po' sbiancata, ma mi sono tranquillizzata andando dal veterinario. E non possiamo farla operare, tra le altre cose, fino a che non le passa un problema che ha all'orecchio. Siamo in ballo da circa 2 mesi per questa cosa, non ve l'ho mai raccontato, credo. Inizialmente sembrava una dermatite del padiglione auricolare, quindi l'abbiamo curata con, sempre ovviamente su, dopo averla fatta visitare dal veterinario, con un prodotto con un prodotto in crema da mettere nell'orecchio. Non vi dico le imprese proprio mirabolanti per metterglielo. Anche qui ovviamente Gigi era in trasferta, ero da sola. E oltre a questo prodotto anche un antistaminico. Siamo andati avanti circa 2 settimane. La situazione non è migliorata, anzi era uguale. Lei continuava a grattarsi, lamentarsi, piangere mentre si grattava, quindi l'abbiamo riportata. Questa volta c'era anche Gigi e insomma ci ha dato una cura di cortisone da fare per altre 2 settimane,
si è risolto tutto, ma una volta finito il cortisone il problema si è ripresentato e quindi appunto gliel'ho fatta vedere e mi ha detto che dobbiamo riprendere con il prodotto da mettere nell'orecchio in crema e vai per la mia gioia, quindi una volta al giorno per tutta la settimana. E poi insomma andare avanti ogni tanto con questo prodotto, perché probabilmente lei sarà sempre soggetta a questo problema all'orecchio. Fortunatamente non è otite, però insomma è meglio non trascurare queste cose, perché stavo parlando settimana scorsa con mia zia che ha dovuto portare di corsa, non è la zia che conoscete voi, ha dovuto portare di corsa la sua cagnolina, cagnolona, perché più o meno come la Penny, dal veterinario, si è ritrovata con questo orecchio gonfio, rosso e insomma in sostanza otite perforante con timpano appunto perforato, e quando ho sentito questo ho detto ok, teniamola sotto controllo perché non vorrei mai arrivare a una cosa del genere. Gli animali ti regalano un sacco di amore, affetto, momenti bellissimi, però quando stanno male è molto più brutto rispetto a quando stai male tu, perché tu sai che per star bene devi curarti, loro ovviamente no, e soprattutto non sanno dirti quello che hanno, quindi sei tu che devi interpretare, devi cercare di capire, portarli dal veterinario ovviamente appena lo capisci. Però è brutto perché li vedi proprio indifesi. Comunque, parlando di altro, adesso prima di cenare quasi quasi vorrei farvi vedere i regali che ho ricevuto per il compleanno, visto che me li avete chiesti e ho un po' di tempo, quindi direi di andare al piano di sopra perché sicuramente il rumore della stufa mi starà dando un fastidio pazzesco. Guardate che brava che sono stata, ho posizionato lì il cavalletto, ho acceso le luci così potete vedere bene tutto quello che ho da mostrarvi. Devo dire che quest'anno sono stata molto fortunata, ma come sempre, e ho ricevuto tanti regali di compleanno, ma partiamo dal mio autoregalo che avrete già visto su Instagram, su YouTube, e si tratta di questi stivaletti Timberland, sono quelli verdi che vi avevo mostrato un po' di tempo fa sempre in un vlog, eccoli qui, sono meravigliosi, sono bellissimi, oltre che comodissimi, caldissimi e mi piacciono veramente tantissimo, sia con un vestitino che con un paio di jeans, sono veramente belli, comodi e soprattutto ho risparmiato tantissimo con il Black Friday, perché ve l'ho detto, ho risparmiato anziché 170 euro, le ho pagati 119, quindi 151 euro e ho fatto l'affare, mi sono fatta l'autoregalo di compleanno come mi ero promessa di fare quest'anno, quindi sono contentissima. Poi passiamo al regalo di Gigi, che è contenuto qua dentro. Questo però non c'entra nulla perché è di Vera Club, è di quando siamo partiti per Zanzibar, però lui l'ha messo qua dentro. Il suo regalo è qualcosa di pazzesco che non immaginavo assolutamente, che mi ha lasciata senza parole e anche adesso quando ci penso, è lui che mi scrive che è atterrato, e anche adesso se ci penso mi lascia senza parole perché è una cosa grandissima, enorme e non so cosa dire perché sono felicissima e si avvicina, si sta concretizzando uno dei miei sogni e in sostanza bando alle ciance mi ha regalato i biglietti aerei per un viaggio, ovviamente i miei e i suoi, questo è il regalo, un viaggio che faremo insieme l'anno prossimo nel 2019 ed è uno dei miei sogni nel cassetto. E pensavo di non dirvi nulla per quanto riguarda la meta, però io ve lo dico perché tanto l'avrete già immaginato sentendomi dire il viaggio dei miei sogni, si tratta di biglietti per San Francisco per fare il tanto sognato tour della California e degli stati vicini, quindi staremo 2 settimane negli Stati Uniti, partiremo da San Francisco, poi faremo tutti i nostri giri tra cui Grand Canyon eccetera eccetera, arriveremo a Los Angeles, visiteremo un po' la città e poi ripartiremo per un totale appunto di 2 settimane e io ho gli occhi a cuoricino. Vi assicuro che quando l'ho visto io non ci credevo perché non potevo crederci, è un regalo troppo
enorme e invece è così. E noi ci siamo sempre detti di voler dividere il nostro viaggio di nozze in due parti, la parte rilassante, ossia Zanzibar, e la parte avventurosa, diciamo così, di esplorazione con questo tour della California e non solo. Non credevo l'avremmo fatto già l'anno prossimo, nel 2019, quindi sono troppo felice veramente al settimo cielo. Poi passiamo al regalo che mi hanno fatto i miei genitori. Aiuto, è un po' ingombrante, però è molto carina ed è una mini friggitrice ad aria. Io non amo friggere, non friggiamo mai, veramente, praticamente mai, se non in rare occasioni. E questa mi aveva incuriosito perché ne avevo sentito parlare, in realtà da Gigi, era lui che ne parlava. Quindi, incuriosita, ne ho parlato anche con mia mamma, lei ha captato subito e me l'ha regalato, l'ha preso e è molto carina, ariete, gialla, simpatica. Devo trovare un posto dove metterla in cucina, non sarà facile, ma glielo troverò. Ho ricevuto un profumo, questo si chiama Desnuda e credo che si possa trovare da acqua e sapone perché il sacchettino era di acqua e sapone. È molto buono, molto dolce, l'ho già provato e è molto buono, devo vedere che non mi faccia venire mal di testa. Io spero che non mi faccia venire mal di testa perché è di quei profumi che piacciono a me, molto dolci, quindi me lo auguro davvero. Poi ho ricevuto questa bellissima Yankee Candle nella giara grande, questa è la Christmas Cookie ed è buonissima. Sa proprio di vaniglia, sa di panna montata, sa di cose troppo buone. È buonissima, non vedo l'ora di finire la zucca per accendere questa che sa proprio di feste, di biscotti che si fanno a Natale. Poi ho ricevuto anche questa pochettina di camomilla tutta trapuntata, nera lucida, è molto bella con tutti i dettagli dorati, ha due scomparti e all'interno vi faccio vedere cosa c'è. Delle cose che non c'entrano nulla, ossia un paio di guanti che sono bellissimi perché sono in similpelle, questi si abbinano alla perfezione al vestito che avevo nello scorso vlog per il mio compleanno e la cosa carina è che la parte qui ha questo peluche nero e poi abbinato a questi guanti c'è il portachiavi con questa pallina di peluche, ovviamente è sintetico, non è vero. Però è carina, insomma, non devo farle vedere la penny queste cose perché altrimenti diventa matta, me li ruba, me li distrugge. Comunque la pochettina è molto carina. E devo dire che non ho una pochettina carina per quando devo partire, quindi questa mi fa comodo, fa il caso mio. Poi ho ricevuto anche la nuova agenda per il 2019 di Mr. Wonderful e la volevo e hanno captato il mio segnale ed è arrivata. Questa, a differenza di quella che ho io adesso, è la giornaliera, mentre io ho la settimanale. Qual è la differenza? La differenza è che con quella che io ho adesso, su due fogli, quindi su una pagina, c'è tutta la settimana, mentre qui per ogni facciata c'è un giorno, quindi c'è molto molto più spazio ed è molto più alta. Ha sempre la chiusura che ho io con l'elastico, qui ci sono gli anelli, quindi bene o male è uguale, però è proprio più grande e se non erro la parte finale ha sì sempre tutti i vari stickers, aiuto, tutti i vari adesivi, però ce ne sono tantissimi, molti di più dell'anno scorso e dell'anno prima ancora, quindi sono molto contenta di questa cosa. Io amo i regali utili e questi sono tutti regali utili. Tra le altre cose, insieme all'agenda c'era anche questo lecca lecca in regalo ed è una cosa che fa piacere. Loro regalano sempre qualcosa, se non erro l'anno scorso era la penna con l'unicorno, sì, quest'anno lecca lecca. Perdonate la mia voce, ma sono veramente raffreddata. Comunque, non è l'ultimo regalo, ma ci siamo quasi. Ho ricevuto il calendario dell'avvento Yankee Candle e come potete vedere ho già aperto alcune caselline, alcune si sono richiuse, fa niente. E comunque all'interno, vediamo se riesco a farvi vedere come sono le candele che ci sono all'interno. Allora, il primo giorno ho trovato il bicchierino, dovrebbe essere di vetro, e poi una candelina fatta in questo modo. Ce ne sono quindi 24 e le profumazioni sono 3, 6, 8. Qua dietro ci sono scritte tutte le profumazioni e ce ne sono ad esempio 3 della Glittering Star, che forse mi sa che è questa, della collezione natalizia.
3 della Winter Glow, che è molto molto buona, 3 Icy Blue Spruce, penso che si pronunci così, questa l'ho già accesa, è molto molto buona, però ha un qualcosa di mentolato, 3 di Crackling Woodfire, perdonate se sbaglio qualcosa ma non ho gli occhiali, quindi non è che riesco a leggere benissimo, 3 Sparkling Cinnamon, che è buonissima perché sa un po' di cannella, 3 The Perfect Tree, che sa di albero di Natale, veramente sa di pino, 3 Snowflake Cookie, che è buonissima, e 3 All Is Bright, che non ho mai provato, mi sa che anche questa è collezione natalizia, ed era quella simile alla Winter Wonder, anche come fragranza, quindi dovrebbe essere qualcosa tipo vaniglia anche lei. La cosa un po' così di questo calendario dell'avvento, aspettate che la rimetto via, è che, non so se riuscite a vedere, però la casellina non corrisponde proprio bene alla candela, quindi al regalo, e dovete star lì a quasi spaccare il cartone per tirar fuori la candela, il che è un po' un peccato. Non so se è capitato solo a me, quindi se hanno montato male il mio, non lo so. Ultimo regalo contenuto qua dentro, in questa sacca di Liu Zhou. Vediamo un po' di tirarla fuori, ve lo dico già, è una borsa che avevo addocchiato e mia nonna è stata abilissima, anzi adesso vi dico che cosa ha architettato perché è lei che me l'ha messa sotto il naso. Comunque la borsa è lei, è questo zainetto che ha tutte queste frange qui con i dettagli dorati, è troppo carino. Adesso si piega perché all'interno non ho messo nulla, ho buttato tutta la carta perché odio la carta che mettono nelle borse, però serve effettivamente. L'apertura è diversa rispetto allo zainetto che ho io attualmente ed è fatto così, è molto carina. Cosa ha architettato mia nonna per farmi vedere questa borsa? Allora, è andata in questo negozio dove sta che io passo ogni tanto a dare un'occhiata a scarpe, borse eccetera, e sapeva di questa mia voglia di comprare uno zainetto, di prendere uno zainetto nuovo perché il mio si è rotta proprio la cerniera, dovrei farla cambiare ma mi hanno sparato una cifra, vabbè lasciamo stare, e quindi ho detto vabbè, quasi quasi do un'occhiata in giro e magari con i saldi prendo qualcosa. L'ho detto anche a lei, c'era anche lei quando l'ho detto, e quindi lei è andata in questo negozio, è andata a vedere, a chiedere gli zainetti, gli ha fatto vedere qualche modello, a lei è piaciuto subito questo e quindi ha detto alla ragazza che lavora in questo negozio, mi raccomando, tu mettilo in vetrina e poi lei quando passa vediamo la reazione. Quindi io un bel giorno sono passata, l'ho visto, me ne sono innamorata e alla fine è arrivato lo zainetto. Questo è tutto il complotto di mia nonna per arrivare a prenderlo, è stata carinissima perché poi il giorno del compleanno, quando mi ha dato il regalo insieme al nonno, mi ha raccontato tutto, era tutta contenta, sì sì perché ho studiato bene cosa fare, le varie mosse, era tutta entusiasta, quindi era bellissima questa cosa, e quindi taran, zainetto. Vi dico il modello, si chiama Brera e questo è nero, ho visto anche che c'è in rosso, un bel rosso acceso, però secondo me il nero è il classico che va su tutto. Quindi dopo ben 10 minuti, se no anche un quarto d'ora di chiacchiere, direi che vado a preparare da mangiare. Per cena, nonostante io non abbia voglia di cucinare, perché solitamente quando sono da sola è così, non ho voglia di fare chissà che cosa, però ho due bei sacchetti di zucca già tagliata, già pulita, insomma pronta da cuocere, e vorrei fare un esperimento. Farò zucca, penso con il farro, oppure farò il riso, però sono più orientata verso il farro con la zucca, e magari metto anche qualche carota, qualche patata, insomma qualcosa così, e appunto vorrei fare un esperimento. Un esperimento perché anziché cuocere le verdure in padella o al forno, vorrei provare quello che vi ho mostrato prima, che mi hanno regalato i miei genitori al compleanno, ed è appunto una friggitrice ad aria. Dopo ve lo faccio vedere bene, però in sostanza questo è il cassettino, si tira fuori, si mettono dentro le cosine da cuocere e poi si sceglie la temperatura e anche la durata della cottura. Intanto sentite la Penny che sta facendo la matta fuori perché sta passando un cane, e quindi figuriamoci se non fa casino. Comunque non lo so, spero di non fare una cavolata, qua dice di mettere un cucchiaio di olio e
E niente, vediamo un po' come viene fuori. Io ho letto sul libretto delle istruzioni che si possono cuocere le patate sia surgelate che fresche, e di conseguenza ho intuito che si possa cuocere anche qualsiasi altro tipo di verdura. È una cosa che ho dedotto, spero di non sbagliarmi. Ok, mini friggitrice ad aria appena spenta e vi faccio vedere il risultato. Guardate che meraviglia! Qui ci sono zucca e patate. Volevo capire un po' la quantità di cose che ci possono stare all'interno. Sul foglietto, sul libricino delle ricette c'è scritto indicativamente 400 grammi, io ne ho messi un po' di più. Ovviamente sono verdure che si riducono, la zucca si riduce tantissimo, quindi so che la prossima volta potrei anche abbondare un pochettino di più perché comunque la cottura veramente è uniforme e non so se si riesce a vedere bene, ma sembrano quasi fritte. Però no, non c'è niente, non ho messo neanche un goccino di olio. Pazzesco, sono belle croccanti. Ho già assaggiato sia patate che zucca e adesso me ne vado a mangiare. Alla fine, anziché fare il farro con le verdure, mi sono fatta l'hamburger perché non avevo voglia di stare ai fornelli. Quindi buon appetito. Direi che è arrivato il momento di struccarmi, ma non ne ho la minima voglia, quindi penso che temporeggerò ancora un pochettino. Intanto mi guardo Bake Off, poi quando è ora di andare a letto mi struccherò. Non so voi, però nel profondo so che la cosa migliore sarebbe andare a struccarsi subito adesso, poi rilassarsi sul divano, mettersi sotto la copertina, guardare la televisione, poi quando arriva il momento di andare a letto ci si lava i denti, si va a letto praticamente dormendo, questo è quello che capita a me quando non mi trucco, perché invece quando mi trucco so che dovrei fare così, struccarmi subito è la cosa migliore perché via il dente, via il dolore, però ogni volta ci ricasco e mi strucco quando sto andando a letto, quindi con una mano mi strucco e con l'altra mi lavo i denti per fare il più in fretta possibile, però poi va a finire che non ti strucchi bene, quindi il giorno dopo devi star lì, ripassare tutto perché c'è qualche residuo di trucco, quindi è una brutta abitudine a cui so che dovrei porre fine, cioè dovrei finirla lì, però non lo faccio mai, per pigrizia, essenzialmente è per pigrizia e basta. Comunque adesso inizio a guardarmi Bake Off perché sta iniziando. Ho mangiato dei biscotti prima di venire qui sul divano, però mi sa che vado a prendermi gli altri perché ho voglia di dolce stasera, è una cosa incredibile. E intanto mi guardo Bake Off. Ogni volta che guardo qualche programma in cui preparano cose dolci, mi viene proprio voglia di mangiare dolci. Io già lo so. E quindi mi porto già i biscotti di solito sul divano. Gigi dovrebbe arrivare tra un po' perché mi sa che stasera farà tardi e quindi niente, lo aspetto qui sul divano. E sono pronta per la finale di Bake Off perché tra le altre cose mi ero dimenticata, ma cioè qui stiamo parlando della finale. Ora, settimana scorsa hanno eliminato Alfredo, stavolta il nome me lo sono ricordato. Secondo me non ha meritato per nulla di andare a casa, però si sapeva che sarebbe andata così, secondo me. Io l'avevo già capito, avevo già capito chi sarebbe arrivato in finale e secondo me qualcuno meritava forse di andare a casa più di Alfredo, che ha fatto una crescita pazzesca, è bravissimo. E però vabbè, io spero di sbagliarmi, però ogni volta che guardo Bake Off quest'anno mi sembra di vedere proprio come si è pilotato, è studiato tutto a tavolino, sembra già di sapere chi sarà la vincitrice, e dico la vincitrice per un motivo. L'ho detto sin dalla prima puntata, spero di sbagliarmi, vedremo come andrà stasera, però a questo punto ve lo posso dire, secondo me vincerà Yolanda. Si è capito subito dalle selezioni, il fatto che l'anno scorso sia stata eliminata prima di entrare tra i concorrenti ufficiali, insomma, è brava, per carità, è brava, non lo si può mettere in dubbio, però secondo me si è capito sin dall'inizio. E a me dispiace, io spero davvero tantissimo che possa vincere Irene perché è la mia preferita, è brava, è una ragazza con i piedi per terra, mi piace, è grintosa, è forte, non si piange addosso, mi piace, quindi spero che vinca lei, però secondo me no. Credo di aver trovato il modo giusto per andare a struccarmi, un incentivo per andare a struccarmi, anzi, questa è una maschera in tessuto di Garnier, la Hydra Bomb, questa è quella per le pelli sensibili e secche,
E adesso vado a farla, la lascio in posa 15 minuti, nel frattempo c'è la pubblicità, così mi strucco, l'applico subito e credo di aver visto delle nuove maschere in tessuto di Garnier. Non so se sono di Garnier, comunque devo andare da Acquasapone a dare un'occhiata. Mi sembra di averle viste da Lolla su Instagram, credo. Sono delle maschere dove la confezione è divisa in due, del tipo che da questa parte c'è l'acido ialuronico, forse si deve andare a premere per miscelarlo alla maschera, al resto della maschera. Non ne sono sicura. Spero di non dirvi una cavolata. Devo andare in missione da Acquasapone, vediamo domani se riesco magari e vediamo un po' se le trovo. Vi faccio sapere. Comunque vi tengo aggiornate. Se ho detto una cavolata e non sono di Garnier, scrivetemi. Se invece ho ragione e sono di Garnier, scrivetemi lo stesso, così almeno mi aggiornate. Piano! Piano che ti viene un accidente. Mattissima! Ecco! Ma ti morde! È arrabbiata! Amore, dolce! Sei contenta? Sei contenta che è tornato? Bella codina, questa codina! Ma andiamo su! È già su! Penny! Penny! È andato! Su, su. Mi sa che è su.